signori. E cari mostri in sala, Stefano Benni. Beh, è bella questa idea di presentarmi con le mie parole, mi è piaciuta. Come voi sapete, io quando devo dire delle bestialità le dico, però quando faccio i complimenti li faccio davvero. Voi siete molto affiatati. Grazie, siamo un duo di fatto. Da quanto vi conoscete? Da 4-5 anni. Ah, e quindi non siete soltanto due scrittori, siete anche... Amici. Io ho tre figli con... compagno. E due gatti, lei. Esatto. Facciamo finta di crederci. No, sì, a me piace più parlare dei libri vecchi, perché i libri vecchi, credo, voi siete più giovani di me, ma secondo me siete d'accordo, che l'unico complimento che puoi fare vero a uno scrittore è se i suoi libri durano. Perché, vabbè, ci puoi vincere un premio un anno, puoi vendere 50.000 copie per Natale, puoi avere il critico che ti fa la bella recensione, però queste sono cose che poi un po' si dimenticano. Invece il fatto che i tuoi libri restino per tanti anni, per tante generazioni nelle librerie, è una cosa che vi auguro, perché voi siete giovani e quindi tra 10-15 anni, quando io non ci sarò più, direte: il povero Benni, che allora era momentaneamente vivo, poi vi spiego perché dico questa cosa, ci disse che la cosa importante, è l'unico augurio che vi posso fare. È un augurio, cioè, bellissimo, io tengo le mani sotto al tavolo. Esatto, che, no, ma insomma, che i vostri libri durino quanto voi, ecco. E quindi per me parlare dell'ultimo libro non ne ho tanta voglia, perché ho fatto 25 presentazioni per dirla con Borges, ne ho pieni coglioni. Io mi rendo conto che a una certa età, per metà sono contento, per metà sono spaventato, perché mi metto nelle antologie. Tutti i tocchi, ma io di più. E fanno le tesi, e quando cominciavano a fare le tesi su di voi, toccatevi. Questo l'ho sentito dire anche a Francesco Mucci. Esatto, Francesco è uno poi che su di lui hanno scritto, e lui, ma non si può dire, insomma, una volta fu presentato come un classico e lui disse: non sono un classico, porca, è una bella. E allora quindi per metà la tua vanità è, adesso fanno la tesi, per metà, ma poi arriva uno e dice: sai, sei sull'antologia di mio figlio, sei l'unico vivo. E allora racconto questa cosa perché c'entra con la paura e il rischio, che una studentessa tedesca fece questa tesi e mi mandò una lettera in italiano barcollando, dicendo: io voglio fare la tesi su di lei perché lei è un autore momentaneamente vivo. E io rispondo: sono d'accordo, però le ricordo che anche lei è momentaneamente vivo, la possibilità di me. Però poi ho pensato che lei aveva usato quell'avverbio in un modo un pochettino interrogato, perché forse non conosceva bene il punto di vista, ma aveva detto una verità filosofica che io non avrei mai raggiunto, e quindi dico a voi: è vero, siamo tutti momentaneamente vivi, ognuno tocchi quello che vuole, suona e vicino. E essere momentaneamente vivi è una prova che sembra tremenda, poi invece ti dà una gran spinta, perché il momento, e allora viviamo, rischiamo, cerchiamo di sfruttare anche la sofferenza ogni momento che abbiamo. Leggiamo, scriviamo, c'è un modo di vivere televisivo che fa pensare che tutti siano eterni, non è vero, non è vero. E quindi da momentaneamente vivi siamo qui, e ogni istante è prezioso, ogni libro è prezioso, e più invecchierete più questo diventerà presente, non sarà una nuova cosa, sono altre due